con la notizia. Dunque, 6 marchi di colliri sono stati ritirati dalla FDA, dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti, tra cui lacrime artificiali e colliri. Possibili cause di infezioni agli occhi e potrebbero portare addirittura alla perdita della vista. La Food and Drug ha emesso l'allarme per 26 prodotti con questi marchi: CVS Health, Leader e Rugby della Cardinal Health, poi Rite Aid, Target Up and Up e Velocity Pharma. E tra questi potrebbe essercene anche uno nell'armadietto, attenzione, di casa nostra. L'Agenzia Federale di Regolamentazione ha raccomandato ai produttori di ritirare tutti i prodotti dopo che è stata riscontrata questa contaminazione batterica nell'area relativa agli impianti di produzione con batteri resistenti ai farmaci, tra cui lo Pseudomonas aeruginosa, il Mycobacterium ed altri. Ma a tal proposito, a febbraio scorso è stata poi segnalata un'epidemia di Pseudomonas aeruginosa legata alla contaminazione appunto di lacrime artificiali e colliri. La FDA ha affermato che i test microbici condotti sui prodotti per gli occhi sono rivelati inadeguati, che non sono stati utilizzati imballaggi adeguati a prova di manomissione e per di più che i farmaci non contenevano conservanti idonei. Come vedete, le immagini della NBC americana che dà questa notizia.